cosa mi ha spinto a dimettermi? La precisa sensazione che il progetto che avevo in testa per l'anno calcistico prossimo a Cervinara fosse un progetto cioè, no, che non sentivo mio, insomma, vedevo già una situazione complicata. Non credevo in quel progetto, e quindi ho ritenuto che non facesse parte, non fosse il prolungamento del mio pensiero. Senza Giordano il campionato potrebbe risentirne, lo stesso progetto Audax potrebbe naufragare? Il calcio ha dato dimostrazione, anche il mio avvento dell'anno scorso, della capacità di rigenerarsi. Quindi l'unica cosa certa è che la passione di percorrere dietro a una palla rimarrà a Cervinara. Questa passione, come dire, ha infettato tutta quanta la città, quindi è impossibile che il calcio a Cervinara non abbia seguito. Potrebbe ripensarci e ritornare sui propri passi. Assolutamente sì, nel senso di pensare, già te l'ho detto, forse come dire, a microfoni spenti, quindi soltanto insomma, chi una persona stupida non è capace di fare una revisione delle proprie decisioni, perché tutto quello che viene fatto può essere fatto su informazioni sbagliate, quindi ci può essere sempre un errore dietro l'angolo, quindi io non ho nessun tipo di preclusione assoluta a fare ammenda o a ripartire in un'altra maniera, che pure potrebbe essere una soluzione.